Magia del freddo e in Russia gli scultori del ghiaccio festeggiano. Il corrispondente Sergio Paini. Una donna di ghiaccio. Il suo corpo nudo si staglia per più di 3 metri nel cielo degli Urali. Una bellezza sfuggente, come il titolo del concorso che si è aggiudicata. Il ghiaccio è come un fiore, dice Dmitry. Sboccia per poco tempo, ma basta ammirarlo una sola volta per imprimerlo nella memoria. Una competizione tra 15 figure di ghiaccio, 30 artisti che per 5 giorni hanno lavorato in coppia, sfidando gelo, neve e i freddi venti di Pierre. Le sculture sono state create modellando e anche combattendo con gli elementi e le forze della natura. 100 metri cubi di ghiaccio naturale sono stati estratti da uno stagno alle porte della città e poi tagliati in blocchi. Ogni anno aspettiamo il momento giusto, il ghiaccio migliore, racconta Ivan. D'inverno c'è ottimo materiale su cui lavorare, soprattutto in questi ultimi mesi. Finalmente un inverno come quelli di una volta, dicono molti russi. Anche Mosca è coperta di neve e regala scene da cartolina, ma nella capitale sono attese nei prossimi giorni temperature fino a -24. Una nuova specie di dinosauro.